Ciao a tutti, bentornati sul mio canale YouTube. Faccio un brevissimo disclaimer e questo disclaimer fa parte di questo video, non è concesso a nessuno di skipparlo perché ci tengo molto. Una ragazza di voi mi ha chiesto di fare un video per sua sorella, se non ho capito male. Sua sorella purtroppo non ci vede, quindi questo sarà un video ASMR per le persone che non ci vedono. Non sono un'esperta, non mi sostituisco ad un medico, un professionista, nessuno, però mi faceva piacere buttarmi in questa sfida, poter anche essere d'aiuto alla sua sorellina, ma anche magari ad altre persone che con l'aiuto di qualcuno possono trovare questo video e ascoltarlo, perché purtroppo non riescono a vederlo. Quindi sarà un video anche molto descrittivo, molto dettagliato. Buona visione e insomma non insultatemi se non sono brava perché mi metto un po' in gioco, un po' alla prova e ci tengo. Questi sono i video del cuore, video fatti per il cuore delle persone, non per la voce, per le immagini, per il suono. Innanzitutto, ciao Elisa. Allora, spiego un attimo com'è quello che chi sta guardando sta vedendo. PS, se voi volete, per chi ci vede, potreste anche provare a chiudere gli occhi e non guardare questo video. Quindi affidarvi solamente, completamente alla mia voce, senza vederlo. Forse fa riflettere anche questo modo di sentire questo video, ma poi potete scegliere di vederlo come no. C'è chi purtroppo non può mai vedere i video e chi magari oggi, se vuole, ha la possibilità di ascoltare questo video, ma non di vederlo. Parlo per persone vedenti, giusto? Sì. Io ho un maglioncino nero, i capelli raccolti in una coda bassa e due ciuffetti fuori, un make-up a dir poco straordinario, i miei occhi sono marrone, cioccolato, nocciola e ho un make-up con i colori del tramonto, quindi rosso, giallo, un ombretto shimmer, un po' di mascara, molto sfumato, molto carino. E per riprendere questo colore nel trucco, anche nello sfondo ho messo una luce da una parte del video arancione. Che c'è dietro? C'è una cagnolina, chihuahua, zingarella. Ci sono degli acchiappasogni, il mio fiore iconico di tutti i video, fucsia e blu, tutto. Perché a ricreare alcune cose dell'ASMR mi piacerebbe anche spiegarti un po' di più cos'è l'ASMR, come funziona, perché a volte su YouTube individuiamo dei titoli di alcune persone che scrivono mangio in ASMR, chiacchiere in ASMR, però ASMR non è, è almeno personalmente per me, sia non è, ma anche personalmente non sarà mai solo parlare sottovoce. L'ASMR mi ha quasi, non dico salvato la vita, ma è stata la mia ancora di salvezza nella mia vita. Questo devo dirlo assolutamente. Scoprirlo, tutto, fare qualsiasi cosa. E il tono di voce che io sto utilizzando è un tono di voce in soft spoken, non è Whispering sarebbe con la voce in questo modo, quindi ancora più delicata e sottovoce. Io invece sto usando questo tono che lascia intravedere un po' la voce della persona, un pochino, però ovviamente non è un tono così importante, ecco. Roleplay, che è una tipologia di video ASMR dove si può
interpretare un gioco di ruolo, creare un set, uno sfondo, travestirsi da infermiera, da parrucchiera, da agente, quello che si vuole, e proprio interpretare un personaggio e rilassare mentre si fa questo. Ci sono i video tag, i video mukbang in ASMR dove si sentono i suoni di cibo, un sacco di cose. Inizio con il video di oggi, che sarà non lunghissimo, ve lo dico. Indossando dei guanti azzurri, i classici guanti da ospedale, e facendo un po' di suoni con questi guanti. Sono guanti blu in plastica, classici, semplicissimi, azzurri più che blu, quelli che trovi diciamo in ospedale. ASMR si possono anche fare degli hand movements e dei movimenti in videocamera, quindi potrei muovere delicatamente le mani sullo schermo, che è quello che sto facendo adesso. Facendo così, la persona che guarda il video prova una specie di brividini, di rilassamento, perché comunque anche la parte visiva è importante. Io ricreo degli hand movements, dei movimenti con le mani, sfiorando lo schermo, muovendo le mani da una parte all'altra, e in questo modo rilasso. Tu puoi immaginare però delle mani che ti toccano le guance, ti toccano il viso, delle mani accoglienti, delle mani per le quali ti senti protetto o protetta, e che ti fanno stare bene e sentire bene. In tanti canali ASMR, prima di iniziare il video, si muovono le dita tra di loro e si crea tipo il suono di una libellula. È una cosa che si fa, tipo così. A inizio video, come una specie di salutino, ma invece che battere le mani o muoverle in ASMR, si può fare così, muovendo l'indice e il medio. Non so se tu che stai guardando o ascoltando questo video sei iscritto al mio canale, ma per i miei iscritti, siamo in 2500 più o meno, loro amano questo suono dei guanti blu. Per questo ho voluto riportarlo anche apposta. Ora sto muovendo le mani, ma sto chiudendo gli occhi anch'io per provare a rilassarmi, diciamo, un po' anch'io. Una cosa che mi dimentico spesso, però andrebbe fatta e aiuta tra l'altro anche un sacco. Mi tolgo i guanti. Secondo me è quella di mettersi un paio di cuffie mentre si ascolta o si guarda un video ASMR, perché proprio rilassa. Cioè, ti fa concentrare molto di più sul suono, molto meno sulla vista, eccetera. Che poi questo video
per quanto ovviamente mi dispiace un sacco per queste persone che purtroppo non riescono a vedere. Questo video fa anche molto pensare, perché ti fa riflettere, cioè nel senso, tante volte io i video ASMR neanche li guardo, cioè proprio faccio parte del video però li chiudo gli occhi perché voglio fidarmi del creator, fidarmi della persona e concentrarmi solo su quello che sento, su quello che mi fa percepire, no? Quindi non è tutto a caso, cioè tante cose hanno un loro perché, ecco. Adesso facciamo il suono di un gloss. Ti ripeto inoltre un'altra volta però che ASMR non è solo parlare sottovoce e ricreare dei suoni, è molto di più perché quando inizi a vedere video ASMR, parrà, per me, è da un anno che anche li faccio, cambia proprio la tua percezione della vita. E i suoni che tu senti quotidianamente, ti senti, soprattutto alcuni, saranno inascoltabili, cioè io non riesco più a sentire alcuni suoni. E farai molta più attenzione invece ai piccoli suoni quotidiani della giornata e ogni suono che è piacevole per te ti ricondurrà sempre all'SMR, quindi è proprio anche un cambiamento di vita. Ora apro il gloss e vado a... Tra l'altro ho delle unghie nere con delle ragnatele e dei brillantini che sono stupende. Apro il gloss e vado a farti sentire un po' il suono. Suono, il gloss. Bene, posso anche mettere un po'. Questo è quello terribile. Pelican gloss. Che pizzica. Labbra. Ne sto mettendo un po'. È quello con dentro tipo il veleno. Che va a gonfiare un pochino le labbra. E si chiama The Essence Plumping Lip Filler con acido ialuronico e vitamina E. E per farti sentire ancora meglio il suono, adesso sto facendo questa cosa con il tubetto molto più vicino al microfono rispetto che all'immagine, all'inquadratura che c'è nel video. Conta anche l'approccio che tu hai, diciamo, nel fare ASMR, perché potresti anche fare così, tipo. C'è questo suono, a parte i video fast ASMR, che sono proprio delle categorie di video a parte, specifiche, dove l'ASMR viene fatto veloce, in modo fast, però è una cosa a parte. Bisogna anche saper fare il suono, farlo bene, farlo delicatamente, ascoltare quello che produce, eccetera. È proprio una cosa... Sì, non semplicissima. Ho ancora quattro suoni che anche questi te li farò sentire molto brevemente. L'ASMR ti accompagna non solo nei momenti di sonno, di stanchezza, ma anche di panico, di paura. Ci sono dei video fatti apposta per calmare, per rilassare, per aiutare le persone che sono in difficoltà, che magari si fidano di quel determinato content creator e quindi pongono anche eventualmente la fiducia su di lui. Ora vado a farti sentire il suono delle pagine di un libro e sarebbe bello un giorno poter entrare in biblioteca o in una libreria e chiudere completamente gli occhi per ascoltare tutti i suoni che sentiamo. Stessa cosa andare al supermercato, sedersi lì su una sedia che
chiudere gli occhi e sentire tutto quello che c'è intorno a noi. La visione è importantissima nella nostra vita e fa tanto, però l'udito ci aiuta molto. Cioè, alla fine l'ASMR per le persone che non ci vedono è l'ancora di salvezza ancora più importante, cioè proprio vitale, perché mentre con la vista tante cose noi solitamente le eliminiamo, perché le eliminiamo al nostro udito, perché risolve già il problema la vista senza domandarsi su cosa corrisponde, eccetera. In questo caso, che la vista manca, si fa tutto un lavoro di orecchio, di percezione, di suono, di odore, di profumo, di tatto, di gusto, cioè ci si usa tutto il resto. E non è per nulla semplice, ma le persone che fanno quotidianamente questo tipo di lavoro, anche con se stessi e con la vita, sono incredibili. Nell'ASMR c'è anche il tapping. Il tapping è un picchiettare, diciamo, con le dita in modo rilassante. Ti faccio sentire un esempio. In questo caso ho un libro in mano. Amiamo così tanto l'ASMR perché lo riconduciamo a una parte importante della nostra vita. Quando la mamma, per esempio, ci leggeva una bellissima fiaba per addormentarci, quindi per la buonanotte, quando qualcuno lo vediamo in difficoltà e sta piangendo o ha un momento forte di rabbia, non alziamo la voce, anzi parliamo in modo pacato, delicato. E perché abbassare la voce, parlare con calma, parlare piano, è tirare fuori la parte più fragile di noi, oltre che quella più sensibile e dolce. Ti faccio ora sentire il suono, molto velocemente, perché come ti ho già detto, qui è un concretizzare, ma l'ASMR non è solo suoni, molto di più. E anche con la voce bassa di una persona emerge molto di più la sua parte affettiva, cioè la sua parte di prendersi cura, per intenderci. Usiamo questo, che è un Honey Balm di Wishful, per farti un esempio. È uno di quei cofanetti dove metti il burro cacao o hai le mini size di una crema a viso, per dirti, è la confezione di una crema a viso solo fatta molto più piccolina, così capisci un po' com'è. E il suono del tappo mixato al contenitore sotto è qualcosa di bellissimo. Diciamo che l'ASMR è anche molto interessante. Ti spiego perché.
Volevo farti anche sentire il suono della testina dei capelli, ma lo farò magari in un altro video. Eventualmente, se c'è qualcuno insieme a te, fatti aiutare. Prossimamente farò un video tipo massaggio alla testa, acconciatura, suono di spazzola, capelli, quindi lo troverà nella home, chiedi a qualcuno di appunto schiacciarlo per te e magari lo puoi vedere, quello avrà un suono della testa e di capelli molto bello. Scusami, ho fatto un gesto, un suono, una cosa strana con la bocca perché mi faceva prurito. Vabbè, devo perdere, ti chiedo scusa. E allora, mancano due suoni. Altra cosa, l'ASMR unisce molto anche la community e le persone, non solo chi fa i video, chi li guarda, chi ci interagisce, ma ha una gratificazione pazzesca, perché chi li realizza deve usare tanta, tanta fantasia e tanta creatività, e non è semplice. Parlo un attimo della figura di YouTuber, ma se stai guardando questo video penso che, o lo stai sentendo, penso che tu già capisca un po' la dinamica. Però diciamo che fare video su YouTube è molto difficile. Riuscire a catturare, raccogliere sempre l'attenzione di chi ti ascolta, di chi ti guarda ogni giorno, non è semplice per nulla. Ancora di più lo è fare video ASMR, perché con i video ASMR, a differenza delle live che sono un po' più interattive, bisogna sempre avere molta creatività, perché sennò la gente non ti segue più, non ti guarda più, perché si rischia di cadere nella banalità, cosa che molte persone fanno. Io per il momento non vedo un calo, spero che non ci sarà, e cerco di comunque avere sempre nuove idee, nuovi stimoli. L'ASMR ti dà anche questo grande paletto, questo grande limite, perché ti dice: o tu fai usare bene il tuo cuore, le tue emozioni, la tua creatività, oppure sparisci un po' da questo mondo, insomma, perché ti dice: guarda che qui servono cuori molto grandi, che amano molto e che sanno donare le loro emozioni, il proprio cuore, altrimenti questa tipologia di video non fa per te. Un discorso un po' filosofico sull'ASMR, ma che nessuno ci riflette spesso. E altra cosa, è molto difficile, perché fare video ASMR ti mette a nudo ancora di più di quando li fai ad alta voce. Ti faccio sentire ora il suono del pane morato. Sì, morato. Bocconcini di pane in pane morato con grano duro e olio d'oliva. È un pane per fare tipo i panini, i tramezzini, che fa un suono secondo me pazzesco. L'altra volta l'avevo fatto col pan bauletto del Mulino Bianco. Adesso faccio con questo, per farti capire che anche in cucina, ovunque, l'ASMR c'è sempre. Io chiudo gli occhi. Se non riuscissi a capire da cosa deriva questo suono, semplicemente sto schiacciando la confezione di pane. Poi nell'ASMR ci sono i gelatini squishy, ci sono tantissime cose. Io ti ho fatto una brevissima infarinatura, ma c'è anche tipo, ci sono i video, io mi trucco e tu ti trucchi e ti trucco, quindi c'è il content creator che si trucca nel frattempo, passa tipo il pennello della cipria sulla videocamera e trucca anche la persona che guarda il video. Ci sono le challenge ASMR, che sono dei video che sono delle sfide che servono a far sì che le persone non si addormentino, e se si addormentano hanno perso la challenge e la sfida. Ce ne sono a miliardi, ma è bello anche seguire qualcuno che sa sempre sorprenderti, non solo fare la stessa cosa. ASMR nella natura, tantissimo, ma poi di questo se avrai modo approfondirai tu, io non voglio neanche troppo diventare adesso particolarmente pesante, ecco. Concludo ora
con l'ultimo suono per te oggi e utilizzo le ampolline. Se non sai cosa sono, te lo spiego subito. Le ampolline sono delle confezioni di cristallo, come delle specie di provette. Senti che sono di vetro e con dentro acqua colorata, in questo caso è azzurra, con dentro dei petali brillantinati azzurri, quindi sono ancora più belle, diciamo, e vengono usate in Asia, in Corea, in Cina per fare la skin care, quindi per passarle sotto le occhiaie, per raffreddare la zona del contorno occhi, per fare dei massaggi facciali. Hanno la parte sotto lunga, tipo modalità bastone, e la parte sopra rotonda, appunto ampollina tonda. Sono proprio delle ampolle, solo chiuse, con dell'acqua dentro. Ti faccio sentire il suono e poi ti dico un'ultima cosa. Poi mentre le muovo, queste hanno tutti i petali dentro e quindi si vedono anche tutti i petali che si muovono. Piccolissima conclusione, poi ti lascio andare, insomma, cioè non ti trattengo ulteriormente e non ti trattengo oltre. Quando mi è stato, sono sincera, io non avrei mai avuto l'idea di fare questo video e dico sempre, lo ripeto, avete Instagram e la mail giù nell'info box, oppure potete lasciare un commento per qualsiasi video che vorreste che io registrassi sul mio canale. Sia ASMR sia no, ditelo che lo farò. C'è una ragazza che mi ha chiesto di fare un video con il braccio di ferro, con un sogno, vabbè, non so se sta guardando questo video, se lo stai guardando lo farò, a breve lo farò, non ti preoccupare, ho letto il commento, mi dispiace che l'hai tolto, non ho fatto in tempo a risponderti, tutto qua. Comunque sei stata molto dolce, grazie. Lo farò presto. Allora, quindi se avete idee, qualsiasi cosa, scrivetelo appunto, commenti, mail, direct di Instagram, avete tutto l'info box a disposizione, abbiamo anche il nostro gruppo Telegram, c'è il link sempre nella prima nel primo link in descrizione. Allora, io quando ho ricevuto la richiesta di fare questo video, che non è stata un'idea mia, ho avuto un po' paura, sono rimasta un po' così, probabilmente non ho soddisfatto neanche le aspettative, perché ho fatto tre suoni in croce, ho detto due cose, quindi non è che sia un video chissà che. Ma spero anche soltanto con l'idea di averlo fatto, di essere stata vicina a queste persone che non ci vedono. E io ho delle difficoltà di salute fisiche, che per esempio nel mio caso colpiscono i muscoli, e non sto qui ad allargarmi, se vorrò un giorno ve ne parlerò, che sono molto delicate e molto forti, non sono cazzatine come si potrebbe pensare, ma ho proprio due malattie in particolare, una ancora di più nello specifico in particolare, che è molto tosta, molto intensa. Ora sto solo chiacchierando, non sto facendo niente e mi sto toccando i capelli. Quello che voglio dire è che so cosa significa sentirsi come magari potreste sentirvi voi, perché per quanto chiunque abbiate intorno vi possa far sentire speciali, amati, ancora di più, ci sarà, credo, sempre una parte di voi che dirà c'è questa mancanza, c'è questo difetto, c'è questa stranezza. Dirò solo una cosa e poi vi lascio andare.
E davvero fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, ci tengo tanto, mi sto quasi per commuovere, aiuto. Ora mi sto facendo uno chignon perché mi viene caldo. Quindi ti farò un esempio molto semplice. L'altro giorno la mia nonna mi ha chiesto se potevo accompagnarla a tagliarsi i capelli, per farti un esempio. In altri momenti c'è chi mi chiede di fare qualche video, si scusa. Tu potresti dire, magari sono triste perché non ci vedo, magari non tornerò mai a vedere, magari è una cosa che dura per un po', magari è una cosa che può durare per tutta la vita. Innanzitutto guardati la parte di Braccialetti Rossi della bambina che non ci vede con il suo amico cinesino che fa troppo ridere, è bellissimo. Uno. Due. Tipo io, per dirti ai dottori, per quello che ho, dico sono rotta, non funziono, perché mi crea proprio delle difficoltà fisiche. E quindi per far capire come mi sento ai dottori, quando io vado in ospedale dico sarò rotto per tutta la vita, non funziono, sto male, sto sempre male, e la salute che non c'è, eccetera. Ti dico una cosa, un po' è vero, cioè un po' magari io, magari te, magari chiunque un po' si sente rotto per qualche problema che ha, che può essere un problema di salute o una difficoltà anche psicologica, qualsiasi altra cosa. Non voglio sminuire nulla e neanche categorizzare le cose, perché no. Però ti dico una cosa. A mia nonna, quando mi ha detto di portarla a tagliarsi i capelli, aveva paura nel chiedermi, gli ho detto: nonna, alle ragazze e ragazzi che mi scrivono di fare determinati video, dico: ragazzi, state bene attenti e ascoltatemi molto bene. Non sono queste le cose di cui bisogna aver paura, vergognarsi o essere tristi. Ma c'è ben altro nella vita per cui essere tristi, vergognarsi o aver paura. Anche perché la gente giudicherà a prescindere. Purtroppo tante persone, tante no, ma tante persone purtroppo sono molto cattive. Ma lascia che ti dica una cosa. Noi, persone con o senza la vista, ma che siamo così, che parliamo in questo modo, come sto parlando di ora, abbiamo un cuore enorme. Sappiamo donare amore, sappiamo amare e saremmo amati. Non ci si vergogna di queste cose, ci si vergogna di essere persone ipocrite, ci si vergogna di bullizzare, ci si vergogna di mancare di rispetto, ci si vergogna di usare la violenza, usare parole cattive, ferire le persone, fare del male. Questo è quello di cui avere paura. Queste sono le cose per le quali vergognarsi, non tutto il resto. E soprattutto, se tu che stai guardando questo video, perché magari lo vedranno anche persone con la vista, ma se tu che stai guardando questo video non ci vedi, e magari non ci vedrai mai nella tua vita, sappi che potrai sempre contare sugli occhi del tuo cuore e sul sentire il tuo cuore, ed è una cosa che noi persone con la vista facciamo molto poco, purtroppo, o che diamo per scontata. Invece tu avrai la gratitudine di saper amare sempre questa cosa. Però a prescindere, grazie di tutto, perché se fossimo tutte persone con un grande cuore, il mondo sarebbe sicuramente un posto migliore. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questo video. Ora ho fatto l'occhiolino, che non so neanche fare. Ora spengo le luci. Ok, ho spento la luce. Mando un bacione. E vi aspetto domani alle 2 con un nuovo video. Vi voglio un sacco di bene. Ciao, sto salutando. E piano piano chiudo il video con la mano e sussurro: vi voglio bene, buonanotte. Ciao.